Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi è il 10 febbraio 2021 e vi parlo di una notizia che nei giornali italiani, diciamo che non è che non è apparsa, però non gli è stato dato molto peso. E questa che vedete sul mio computer, infatti, è la prima pagina se fai una ricerca su Google e trovate Sole 24 Ore, Euronews, Money.it. Però in genere quando scrivete invece una notizia che, beh, di cui ne hanno parlato i giornaloni, le prime pagine che vi appaiono sono Corriere della Sera, Repubblica, Fatto Quotidiano, Il Giornale, La Stampa, Il Messaggero. Non in questo caso. Di cosa sto parlando? Sto parlando della notizia che ormai ha 2 settimane, anzi più, perché è quasi un mese direi, che la Boeing... Aspetta che... Sposto un attimino, così lo vedete bene. Questo è l'articolo, il titolo dell'articolo su Il Sole 24 Ore. Boeing, 2,5 miliardi di multa per archiviare l'inchiesta del governo USA sul 737 MAX. Ora, avevo già fatto un post tempo addietro, probabilmente almeno un anno fa, ma visto che adesso questa vicenda, diciamo che per lo più chiusa, anche se non del tutto chiusa, perché alcune cause civili fatte dalle famiglie dei paesi in cui ci sono stati gli incidenti stanno andando avanti, trovo opportuno tornare sull'argomento perché secondo me è molto interessante non solo sul fatto in sé, ovvero una multa da 2,5 miliardi di dollari, cioè chi non so se avete presente quanti zeri sono 2,5 miliardi di dollari, ma soprattutto per tutto quello che c'è dietro che ha portato a questa multa. Allora, cosa succede? Che la Boeing aveva tirato fuori questo 737 MAX. Ad un certo punto, nell'arco di breve tempo, due di questi aerei sono caduti, portando a un totale le vittime degli incidenti aerei su questo 737 MAX, aereo nuovissimo, molto strano che un aereo nuovo caschi. Eppure ne sono caduti due, con 350 vite umane perse. Sì, sono partite le indagini, la Boeing all'inizio addirittura rifiutava di collaborare e lì hanno iniziato a venire fuori un po' di magagne. Ovvero, cosa si è scoperto? Che questo nuovo 737 MAX, questo aereo nuovo che la Boeing aveva già venduto in tantissime parti del mondo, compresa Dubai dove sto io, c'è una compagnia aerea che si chiama Fly Emirates. Una compagnia, diciamo, un po' più piccolina, una low cost rispetto a quello che sono magari la Fly Emirates, che conoscete tutti quanti, che in realtà si chiama solo Emirates. E in fase progettuale, questi aerei, chi aveva progettato proprio l'ergonomia, la struttura, il bilanciamento dell'aereo, aveva deciso che potevano, diciamo, sacrificare un pochino il bilanciamento rispetto alle leggi della fisica dell'aeronautica, che diciamo dove fai tutto nel miglior modo possibile perché l'aereo sia sempre al 100% sicuro, in modo da avere un po' di capienza in più nella parte cargo dell'aereo, perché questo ovviamente aiutava le compagnie aeree a rendere l'aereo più economicamente efficiente. Quindi fare più soldi. Quindi hai, nella fase di studio già, nel momento in cui lo stai studiando, un ingegnere che va dal project manager e gli dice: guarda, se allarghiamo un po' di più la stiva in quel punto lì, diciamo nel fondo dell'aereo, non so dove, riusciamo a farci stare un po' più roba, così le compagnie aeree possono trasportare più merci e fare più soldi. E qualcuno avrà detto: però forse un po' meno bilanciato rispetto a quelle che sono le linee guida della fisica che ti dicono come deve essere bilanciato perfettamente un aereo. Sì, ma non c'è problema. L'aggiustiamo con un lavorino un po' di flap e con un software che si accorge quando magari durante il volo non sei nell'assetto perfetto. Questa era l'idea. Cosa è successo? Che la Boeing, di nuovo, per aumentare i profitti, la vendita e la facilità con cui veniva venduto questo nuovo oggetto, non ha informato le compagnie aeree che compravano un nuovo oggetto e neanche l'autorità federale americana per l'aviazione, la si chiama FAA, Federal Authority Aviation,
che l'aereo non era uguale al normale 737 a livello di stabilità di volo, eccetera. Perché qui viene fuori una regola che dovete capire. Tutte le volte che un pilota di linea, un pilota di qualsiasi, inizia a guidare, a pilotare un aereo diverso da quelli per cui che normalmente guida, deve fare un corso, un patentino, quindi deve stare un tot di ore fermo dal lavoro, quindi non produce soldi, per capire tutte le differenze che ci sono fra questo e gli altri aerei. E il pilota che inizia a usare, per esempio, il 737 Max, gli danno il patentino. E non vola più con gli altri aerei, perché comunque i piloti devono volare sempre con lo stesso aereo per essere al meglio, il più possibilmente efficienti. La Boeing ha mentito a tutti dicendo: questo è uguale al 737, non c'è bisogno di fare i corsi. In compenso hai un po' più di carico sulla stiva, quindi puoi fare più soldi. Ovviamente ne hanno venduti un pacco. Però qui viene fuori la magagna, ovvero che non solo loro hanno mentito alle compagnie aeree, ma anche le autorità governative americane, che avrebbero dovuto controllare, erano così abituate a prendere per buono quello che diceva la Boeing, perché è una compagnia così reputata, così, con una reputazione così alta di serietà, eccetera, che non sono andati a controllare. Quindi prendevano per buono qualsiasi cosa dicesse la Boeing, a prescindere dal fatto che poi fosse vero o non fosse vero. Ok, ricordiamoci che stiamo parlando di due incidenti aerei che sono costati la vita a 350 persone. Ma non solo. Allora, come abbiamo detto, siccome la Boeing sapevano che l'aereo non era al 100% stabile, ma lo era al 98%, per ovviare il problema, cosa hanno fatto? E qui viene, secondo me, anche un po' la riflessione finale, quello che mi ha incuriosito di tutta la faccenda. Hanno messo un software, un programma. Adesso potremmo dire un'intelligenza artificiale, anche se in realtà così non è, che sulla base delle rilevazioni dei vari sensori, quando si accorgeva che l'aereo non era stabile come doveva essere, a causa appunto dell'instabilità creata dalla forma leggermente diversa, aggiustava da solo i flap, a prescindere da quali fossero i comandi del pilota. E qui è per questo che ci sono stati degli incidenti. Non c'è stato l'errore umano, perché i piloti hanno visto come era messo l'aereo, sapevano in che direzione doveva andare, ma la macchina, avendo ricevuto dai sensori un'informazione non proprio corretta, quindi diciamo che il sensore gli ha detto che l'aereo era così, in realtà l'aereo era così, però il sensore magari era un po' sballato, come può essere, non so, come se i tuoi occhi ti ingannassero. Se i tuoi occhi ti dicono che lì che alla tua destra c'è una roccia, tu dici: io vado dritto e la roccia la evito. Però se l'occhio per qualche ragione è sbagliato perché c'ha gli occhi incrociati, la roccia in realtà è dritta, tu vai e ci sbatti la faccia direttamente. Ed è successo così. I sensori hanno dato un'informazione sbagliata al software. Il software ha bilanciato l'aereo andando verso il basso perché credeva che stesse andando troppo in alto, in realtà era dritto. E quindi l'aereo si è schiantato per una decisione del computer. Perché? E qui viene la parte interessante. Alla Boeing hanno fatto un sistema, il sistema era fatto in maniera che se il pilota diceva vai su e la macchina diceva è meglio andare giù, la macchina aveva la priorità sul pilota. Quindi l'errore della macchina è costato la vita a quelle persone, un errore però scelto dai dirigenti della Boeing, da chi in fase di studio nuovamente ha deciso: ok, noi mettiamo questo software che ha la priorità sul pilota umano. C'era un modo per bypassare il software e riprendere in mano tutto il sistema, ma ovviamente era un modo che tu potevi conoscere solamente se avevi fatto un corso di aggiornamento per guidare specificamente quell'aereo, cosa che nessun pilota aveva fatto. Ed è una cosa molto interessante perché, come vedete, non solo c'è la fraudolenza della Boeing che fondamentalmente per vendere più aerei ha fatto un aereo che non era stabile in maniera che le airlines se lo comprassero fregandosene del fatto che diminuiva un pochino il bilanciamento dell'aereo, ma soprattutto qualcuno ha detto: non c'è problema, noi ci mettiamo una macchina che
che abbia la priorità sull'essere umano. Pensate da qui al prossimo futuro quante multinazionali potrebbero studiare e sviluppare nuove tecnologie in cui si dirà, nel caso di un conflitto di idee fra te e la macchina, è la macchina che avrà la decisione finale. In un mondo in cui proprio oggi, proprio da qualche anno ormai, si parla di macchine di automobili che abbiano la totale autonomia di guida. Sono riflessioni da fare. Spero che questo video sia stato interessante. Come sempre, vi invito a commentarlo, condividerlo e mettere un bel e mi piacerlo. Mi piacerlo non è male, potrebbe diventare un leitmotiv dalla fine di questi video. Mi piacciatemi i miei video. Ci vediamo al prossimo video, state informati.